i delinquenti si sentono tutti dei superuomini e tutti gli altri siamo nessuno. E alcune volte parlano a ruota libera, però non capiscono che anche gli altri potrebbero farlo. Ma siccome loro pensavano che io ormai ero un uomo distrutto, che loro mi stavano distruggendo e che ormai mi avevano messo il bavaglio in bocca, non avrei parlato mai, se sono sbagliato. Era un grosso produttore di vini a Linguadossa e quindi sulle orme di questa attività familiare che era andata persa, io l'ho un po' rispolverato, ho riacquistato tutti i terreni di mio nonno e ho costruito questa cantina. Questa cantina è dal 2008 ed è l'anno in cui io iniziai a denunciare i miei aguzzini. Subito a disposizione, ma io subitamente non capii che quello sarebbe quell'uomo era l'inizio delle mie disgrazie. Ma lei era consapevole del fatto che aveva di fronte degli usurai? Cioè, è chiaro. Mi si rimprovera il fatto che fino a però quando ha dovuto trattare con gli usurai, insomma, non era un paladino dell'antimafia. Lei a questo come risponde? Prima tu non puoi essere un paladino dell'antimafia, poi capisci che questo andazzo lo devi vedere a 360 gradi, non si può vedere soltanto per il fatto personale. Allora vedi che queste intimidazioni, c'è la gente che mi obbligava ad assumere persone, gente che mi obbligava a pagare pizzo, tu capisci, si capisce che poi non può continuare alla lontana, a questo punto che ne vale? Si dice l'incolumità fisica, ma a questo punto preferisco farmi ammazzare, però denunciare tutto. Secondo me lui ha i suoi problemi e lo vuole scaricare a imbancare un paese, perché sta cioè, imbancando il più bel paese del mondo, ce lo dico io. Lei conosce Sarapuglia, conosce la storia, Lo cosa ne conosco, so, lo pensa? conosco solo di vista, secondo me. Io non mi sei scemo che sta Ma lei diceva, lui scarica i suoi problemi sul paese, ma sull'Inguadossa. questi problemi quali sono secondo I lei? problemi suoi? Io li posso pensare, ma non è giusto niente. Cioè? Il suo problema è che lui ha fatto il danno e volevo scaricare un po' tutto Ma il danno quale sarebbe? all'Inguadossa. Il danno è quello che sa lui. Bene o male è un imprenditore che ha creato anche del lavoro qua a Linguadossa. Poi per quanto concerne questi problemi che si sono detti, non sappiamo da che cosa, ma non penso che dipenda qua dalla zona, diciamo così. Quello che si vocifera, no? Che sarà tutta una messa in scena, una cosa, non glielo so dire, non, cioè non ho avuto mai rapporti, mai parlato. Però si dice che sia una messa in scena. Qualcuno dice così, vocifera, poi non lo so, no? Non sa chi è. Quindi non sa che sta ricevendo minacce, che è sciopero della fame. Se non lo conosco. Andiamo molto in Italia e all'estero. E qua in zona? In zona vendevamo bene, stiamo vendendo meno perché i miei amici mafiosi vanno in giro nei ristoranti e li obbligano a non comprare il vino da noi. La lingua grossa non si paga il pizzo, perlomeno.
È una realtà che noi purtroppo ce l'abbiamo in Sicilia, però le dico una cosa, la lingua glossa è un paese che non esiste la madre, questo perlomeno per come la penso io. Basta. Lei denuncia il fatto che il paese di lingua glossa non... Ma perché, perché la gente ha paura di coloro che denunciano, e si vuole... perché magari saranno conniventi, vivono, saranno loro taglieggiati, non lo so, però a tanta gente non fa piacere che ci sia qualcuno che denunci. A me non mi risulta questo che lo rifiutano, diciamo così, non ho... Purtroppo anche nel passato anch'io ho ricevuto, mi hanno messo le bombe nell'esercizio, però si sa, in questi paesi la gente si mette un pochino in disparte, non è che ti viene a dire sai cosa ti è successo, cosa ti sta succedendo. Il sindaco sa che il paese non è mafioso, va bene, dovrebbe prendere le difese dei suoi cittadini e basta, secondo me. Sarebbe quasi ridicolo dire che un luogo d'Italia, io dico non lingua glossa, sia totalmente esente, ma che il paese di lingua glossa sia un paese a struttura mafiosa è assolutamente falso. Nella sua denuncia non neanche, dice che lingua glossa neanche è, da noi, è un paese mafioso, dice però che dopo aver denunciato la mafia i cittadini lo respingono. No, io non credo che Puglia noti la diffidenza dei cittadini per questo. Diciamo che nel suo trascorso, nella sua attività, forse lui ha avuto anche qualche contrasto con parte della cittadinanza e magari viene esplicitato. Cioè, a cosa si riferisce? Non lo so, magari lui ha sempre detto di non godere di tanta simpatia, ma questo è un problema che veramente non riguarda e non può riguardare l'amministrazione. E tanti dicono che è perché lei deve soldi a tante persone. Cioè, non devo dare soldi a nessuno, oltretutto la gente di lingua glossa, qualcuno tipo il costruttore che deve dare soldi a me, cifre molto importanti. E poi non è questo, loro hanno soltanto paura. Questo signore dice non lo guardano in faccia, è logico, perché lui ci ha preso, lui è arrivato a lingua glossa, non è nato a lingua glossa. È logico che il tumore c'è, perché se lei a me mi riprende, va bene, qualcuno a me mi richiama, è una cosa logica, ma non è che è qua, è una cosa logica che abbiamo tumore, è una cosa che esiste. Cioè, lei già sa che se dice queste cose dalla telecamera la vengono a cercare. No, questo no, ne sono convinto, però se ne dici, devo fare una cosa di più. D'altra parte c'è un qualcosa che è a vantaggio del Puglia, nel senso che le indagini non hanno fatto ancora chiarezza e lui su questa ragione, c'è necessità che sia chiarito, perché se lui veramente è una vittima di tutto ciò deve essere tutelato in tutti i modi e noi siamo disponibilissimi, lui ha avuto l'esenzione dei tributi e noi l'abbiamo applicata, figuriamoci, ci mancherebbe altro, però noi non ci possiamo sostituire alle indagini. Clienti che si sono ricordati di essere stati truffati dopo 3-4 anni e sono accorti che non sono stati truffati e hanno denunciato, però non hanno pezzo d'appoggio perché oltretutto nei conti correnti di privati non potevo entrare né potevo prelevare, non potevo fare niente. Abbiamo avuto promesse da anni e noi siamo ancora in questo stato, le nostre aziende sono
ormai con la canna del gas facciamo molta fatica e oggi non ci stiamo riuscendo più. Chiediamo alle istituzioni la scorte personali, la vigilanza delle aziende e poi i contributi che sono destinati alle persone che hanno denunciato il racket dell'estorsione dell'usura.